Blaise Matuidi ci ha messo poco a diventare un pilastro della Juventus di Massimiliano Allegri e a guadagnarsi l'amore e il rispetto dei tifosi bianconeri. Il centrocampista francese, arrivato in estate dal PSG dopo un corteggiamento che è durato almeno due stagioni, è giunto in Italia per rilanciarsi e provare a vincere la Champions League, una coppa che manca ai bianconeri dal 1996 e che è stato sfiorato due volte negli ultimi tre anni. Per provare ad arrivare a Kiev e prova a guadagnarsi la terza finale negli ultimi quattro anni, la Juventus dovrà eliminare nei quarti di finale il Real Madrid, campione in carica, l'avversario peggiore, come ha raccontato lo stesso francese ai microfoni di Canal Plus. E l'avversario più difficile sono i campioni d'Europa in carica, saranno due grandi partite. La prima gara è in casa e bisogna cercare di vincerla, abbiamo le qualità per segnare e riuscirci. Perché ho lasciato il PSG e ho voluto la Juve, ho chiesto io di lasciare il PSG perché volevo tentare una nuova esperienza. Penso che la mia scelta di venire in Italia abbia fatto comodo anche al club parigino, che ha avuto la possibilità di far giocare di più Rabiot. Non provo alcun, perché ho vissuto sei anni veramente splendidi a Parigi. La differenza fra la Juventus e gli altri club, all'inizio ti sembra di essere sfinito, poi ti abitui. Mi sento in miglioramento malgrado la mia età e credo che sia la conseguenza del lavoro effettuato in questi ultimi sei mesi. Quando ero a Parigi a volte non andavo in palestra. A Torino, invece, se fai 5 minuti di ritardo ti vengono a prendere. Video Allegri, Real Madrid, l'anno scorso ai quarti battemmo il Barca, chissà che quest'anno.